Buonasera, benvenuti allo spazio di approfondimento con la comunicazione economica proposta da Confindustria Chieti Pescara Rete 8. Nella puntata di oggi parleremo di politiche attive del lavoro secondo un criterio di efficacia, così come auspicato dal mondo delle imprese e della formazione. Questo si lega al concetto delle competenze, sia quelle già acquisite che da sviluppare e da aggiornare con periodi di città, ma non solo, ci parla anche di rapporto tra settore pubblico e privato. Oggi si sente sempre più spesso parlare di una tendenza nel mondo del lavoro, o più esattamente di tendenze da monitorare. Per questo motivo, ad esempio, Confindustria Chieti Pescara organizza ogni anno il forum delle politiche attive del lavoro. Per capire un po' di più, parliamo con gli ospiti che sono venuti a trovarci. Abbiamo in collegamento Ludovica Matarazzo, che è una Public Policies and Research Manager di Assolavoro. Buonasera. Buonasera a tutti. In studio abbiamo Massimo Cesarino, che è coordinatore del tavolo di lavoro di politiche attive di Confindustria Chieti Pescara e area manager presso MAU, Agenzia per il Lavoro. Buonasera. Buonasera a tutti. Torna a trovarci Pina Basti, che è General Manager della rete People Strategy Nexus Oltre. Buonasera. Grazie, buonasera. Quindi entriamo adesso nel vivo della nostra trasmissione. Partiamo con la prima domanda rivolta al dottor Cesarino, al quale intendiamo chiedere a che punto si trovano oggi le politiche attive del lavoro e questo criterio di cui si sente parlare tanto di occupabilità, a che cosa risponde oggi e come si traduce in termini concreti. Prego a lei. Allora, grazie. Sì, diciamo, penso sia utile iniziare ragionando e spiegando cosa sono le politiche attive. Per politiche attive si intendono tutte quelle misure rivolte all'occupazione, all'inserimento e reinserimento delle risorse nel mercato del lavoro, quindi tutte quelle iniziative tra cui il reddito di cittadinanza piuttosto che fondo nuove competenze, tutte quelle misure volte a facilitare l'ingresso delle persone disoccupate. Poi si contrappongono le politiche passive invece, che sono rivolte alle risorse occupate, quindi cassa integrazione o altre manovre. Oggi perché Confindustria ragiona su questo? Perché pensiamo che sia fondamentale un raccordo pieno tra tutti i soggetti del mercato del lavoro verso queste politiche. Lei mi chiedeva di occupabilità perché la logica è non guardare a quelle che sono le professioni oggi, ma a quelle che possono essere professioni di domani. Quella che è la costruzione non tanto di una professionalità che può essere spesa oggi, ma quanto una professionalità che può essere spesa domani. La pandemia, la velocità del mercato del lavoro ci hanno dimostrato come tante delle professionalità che oggi cerchiamo in realtà non erano presenti, non erano ricercate 5 o 6 anni fa. Il mercato del lavoro va molto veloce e c'è bisogno di ragionare su qualcosa che domani verrà. Ecco perché ragionare non su quello che oggi il mercato chiede, ma sulle capacità e sulle competenze delle persone per essere pronte ad affrontare il mercato del lavoro nuovo. In questo le politiche del lavoro, le politiche attive sono fondamentali e noi riteniamo che debbano essere coordinate da tutti i soggetti, quindi le agenzie per il lavoro, gli enti preposti, gli enti formativi, le scuole, le aziende, per tracciare quelle che sono le professionalità necessarie su un mercato del lavoro futuro, su una prospettiva futura. Bene, mi sembra una introduzione assolutamente pertinente che mi consente di andare dalla dottoressa in collegamento per aggiungere un tassello ulteriore alla nostra conversazione. Si parlava durante la introduzione del rapporto tra settore pubblico e settore privato. A lei, dottoressa, una considerazione in merito e ovviamente legando questo discorso alle politiche attive del lavoro. Sì, guardi, la premessa è che ci troviamo di fronte a un mercato del lavoro profondamente diverso da quello dei nostri genitori. È un mercato del lavoro oggi in cui le vite professionali si configurano sempre più come percorsi, in cui
a momenti di lavoro si alternano momenti di non lavoro e momenti di formazione. È quindi fondamentale sostenere le persone in questi passaggi da lavoro a lavoro e da status ad un altro status, diciamo abbandonando il concetto di sicurezza del posto fisso, preferendo piuttosto la sicurezza della propria capacità di ricollocarsi nel mercato del lavoro. E le agenzie per il lavoro che conoscono profondamente il lato della domanda del lavoro perché incontrano aziende tutti i giorni, quindi sanno qual è la domanda espressa dalle aziende, è un ruolo assolutamente di enablers, cioè di efficientamento del mercato del lavoro. E anche perché le agenzie per il lavoro, attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro, possono offrire un sistema di garanzie per i lavoratori, ma anche di adeguamento delle competenze, competenze che dicevamo essere proprio il focus fondamentale in questo mercato del lavoro basato sulle transizioni. La somministrazione di lavoro attraverso il fondo Formatemp, il fondo bilaterale, eroga ogni anno oltre 400 milioni di ore di formazione completamente gratuita ed è una formazione orientata alle esigenze delle aziende. Parlo di questa formazione perché i dati lo dimostrano. Alla fine di un'esperienza lavorativa, un lavoratore ex somministrato ha a 30, 60 e 90 giorni molte più probabilità di ricollocarsi all'interno del mercato del lavoro rispetto a un lavoratore che viene direttamente assunto da un'azienda. Quindi il ruolo dell'intermediario agevola proprio le transizioni e tutto questo ragionamento è tanto più vero se parliamo di politiche attive, perché le politiche attive sono rivolte mediamente a persone più distanti dal mercato del lavoro, persone che sono fuoriuscite dal mercato da mesi, anni o che non sono mai entrate. Per cui la presenza di professionalità che da un lato conoscono profondamente la domanda espressa dalla realtà produttiva anche territoriale e dall'altro può garantire un sistema di formazione delle competenze assolutamente adeguate alla domanda espressa dalle imprese è un elemento essenziale. Il PNRR, il programma GOL, e tutti i fondi stanziati per le politiche attive rappresentano un'occasione straordinaria per realizzare la cooperazione pubblico-privata nel senso di agevolare e rendere efficiente, le politiche attive del lavoro nel primario interesse dei cittadini. Grazie, continuiamo a parlare quindi di competenze e chi meglio della dottoressa Basti, che torna a trovarci in studio, ci può parlare di questo nesso tra formazione e mondo del lavoro e di alcuni concetti che sono tornati prepotentemente, no? Alla ribalta. Si parla di skills, di reskilling, che io nell'apertura della trasmissione ho tradotto in italiano per agevolare la comprensione. Adesso andiamo dalla dottoressa Basti, prego. Salve, allora. Io mi occupo di formazione da tanti anni e mai come in questo periodo abbiamo tantissimi strumenti a disposizione dei lavoratori e delle imprese per migliorare le competenze dei lavoratori. Si parla tantissimo, come diceva lei, di upskilling e reskilling, due termini che sono entrati nel nostro linguaggio e che stanno a rappresentare quanto un candidato, un lavoratore è lontano dal mercato del lavoro. Nel senso che nell'upskilling noi andiamo a inserire tutti coloro che non sono tanto lontani dal mercato del lavoro, ma che proprio per la complessità del mercato del lavoro stesso devono aggiornare le proprie competenze. Quindi coloro che sanno fare un lavoro, una professione, ma che devono in qualche modo aggiornare o i processi o pezzi di lavoro che non erano stati coperti precedentemente. Quindi parliamo di aggiornamento, un aggiornamento molto spesso digitale, sulle competenze digitali, oppure anche su dei nuovi processi che non erano considerati precedentemente. Cosa diversa nel reskilling, quando ci troviamo di fronte a un lavoratore molto lontano dal mercato del lavoro, perché è uscito da tanto tempo o perché la qualifica che aveva svolto fino ad oggi è ormai obsoleta, e quindi non ne abbiamo più bisogno, allora in quel caso la formazione deve intervenire con una riqualificazione, quindi resettare quello che abbiamo imparato, portarcelo dietro come bagaglio culturale e aggiungere una nuova qualifica professionale. Ha parlato di bagaglio culturale, e questo è importante.
perché molto spesso si tende a concepire appunto la formazione come un dato acquisito una volta per tutte, invece non è così. Prego. Sì, infatti diciamo che ci possono essere vari strumenti, mai come oggi ci sono tantissimi strumenti a disposizione e la dottoressa in collegamento parlava del Formatemp, che è una ottima opportunità, soprattutto sulle accademie preassuntive, aiutano le persone a capire su quali qualifiche professionalizzarsi e le imprese possono chiedere alle APL, alle agenzie per il lavoro, di supportarli proprio nell'identificazione di nuova forza lavoro. Ma abbiamo anche GOL, che è questa grande politica attiva. In tutti questi anni io non avevo mai visto una politica attiva così importante, che si occupa proprio di profilare le persone in cerca di lavoro e per ognuno definire se c'è bisogno di upskilling, di reskilling o se sono pronte per il lavoro. Ma parlerei anche di Next Generation, che è un programma all'interno del PNRR che consente alle scuole, sin dall'età dei ragazzi, quindi della scolarità, di occuparsi di dispersione scolastica e di andare a prendere anche quelle sacche di persone, di ragazzi, di giovani che non vogliono più andare a scuola o che stanno trascurando l'aspetto scolastico e su di loro lavorare con delle competenze che li avvicinino al mercato del lavoro. Mi sembrava molto importante questa aggiunta. Vado dal dottore Cesarino per tentare di capire meglio, per quanto concerne le richieste del mercato di lavoro e poi dall'altra parte quello che il mercato offre, come si opera appunto per venire incontro a quello che si conosce in gergo come mismatch, o meglio, tradotto in italiano, disallineamento. Sì, il ragionamento che ci ha portato poi a sviluppare il tavolo di lavoro sulle politiche attive, sul quale convergono diverse professionalità, imprese, enti formativi, agenzie per il lavoro, è sostanzialmente cercare di andare oltre quello che oggi il mercato cerca. La convenzione nasce dal vedere tassi di disoccupazione molto alti, dall'altro le domande da parte delle aziende che non vengono attese. Questo nasce appunto da quel mismatch che diceva lei di competenze tra chi chiede e chi offre lavoro. La logica è cercare attraverso le politiche attive del lavoro, attraverso le sinergie tra tutti i soggetti, di andare oltre quello che oggi noi vediamo. Chi sono i soggetti coinvolti? Sono sicuramente l'ente pubblico che eroga il finanziamento della politica attiva, ma sono anche le aziende che devono essere predittive e pronte a collaborare con l'ente per definire quello che è lo scenario, gli enti formativi e le APL che sono soggetti immediatamente vicini alle aziende e ai territori a dare il proprio sostegno per individuare quelle che sono le giuste competenze che possono essere diverse da territorio a territorio. L'Abruzzo è una piccola regione, ma nelle sue diverse province ha diverse realtà che non sono sicuramente comparabili. Da qui quindi la necessità di mettere a sistema i diversi soggetti, farli comunicare, farli dialogare. Noi nel nostro forum abbiamo ragionato col Centro per l'Impiego di Lanciano, che ha organizzato una fiera dove appunto sono confluiti tutti i soggetti. C'era la dottoressa Durante della Regione che ci ha dato quelle che sono le sue indicazioni, ma soprattutto l'apertura della Regione a questo dialogo. E anche con il dottor Bonanni siamo andati poi a entrare in quelle che sono le dinamiche della contrattualistica interna aziendale per sviluppare patti territoriali, quindi quanto l'azienda da sola in autonomia può essere proiettata sul territorio. Tutti questi elementi devono confluire verso cercare di indirizzare il territorio sulle reali necessità di quelli che sono i bisogni territoriali per far restare sul territorio le persone e farle lavorare al meglio. Ancorando quanto ha appena detto a l'attualità più stringente, vorrei una sua riflessione sul discorso da lei introdotto, tra l'altro prima, del reddito di cittadinanza. Qual è il suo punto di vista?
Allora, è una misura che va contestualizzata, sicuramente aveva delle logiche che potevano avere un senso, ma se non accompagnate con un reale percorso di avvicinamento al lavoro è mancata tutta quella infrastruttura che era prevista all'origine di veicolo verso il lavoro vero. Mancando quello è chiaro che è rimasta una misura sterile, che ha inciso più o meno pesantemente su quel fenomeno di mismatch, quindi di richiesta e bisogno, ma anche proprio di opportunità che venivano generate. Sicuramente una riflessione nuova verso il reddito di cittadinanza deve portare alla formazione, all'inserimento e alla valorizzazione delle competenze, ma come diceva all'inizio, soprattutto all'occupabilità. Noi dobbiamo ragionare non sul posto di lavoro, ma sul lavoro in sé e sul dare alle persone le risorse per potersi occupare all'interno di un contesto. Quindi quello che è mancato, la parte formativa, è di reale contatto con le aziende, dal mio punto di vista ovviamente. Ed è possibile apportare dei correttivi alla luce di quelli che sembrano essere i nuovi spiragli di questa misura, secondo lei? Tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, solo e soltanto se la meta di destinazione è chiara. Oggi noi sappiamo che il reddito di cittadinanza ha avuto degli effetti, dobbiamo ragionare sugli effetti negativi e puntare sugli elementi positivi. Dare un sostegno a chi oggi non ha lavoro è importante, ma dare gli strumenti per poter lavorare è fondamentale. Grazie per questo messaggio. Vado dalla dottoressa Matarazzo in collegamento per sapere da lei una considerazione relativa alla introduzione che abbiamo fatto aprendo appunto la trasmissione. Abbiamo parlato di tendenze nel mondo del lavoro. Quali sono le figure che attualmente vengono richieste? Voi avete come Assolavoro un osservatorio, fate delle indagini in merito. Ci dia il suo punto di vista. Allora, guardi, la premessa, appunto, la ringrazio per la premessa, perché le agenzie per il lavoro appunto giornalmente incontrano le aziende sul territorio, è il nostro core business, per cui ogni giorno ascoltiamo le richieste che vengono dal tessuto produttivo italiano. E questo ci consente ovviamente di avere un osservatorio particolare e privilegiato rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro. Per questo motivo, con il nostro osservatorio Assolavoro Data Lab, abbiamo lanciato ormai 2 anni fa un prodotto editoriale bimestrale sulle professionalità emergenti, che sostanzialmente con un algoritmo mette insieme i principali motori di ricerca online di vacancy con una rilevazione interna tra i nostri associati. Ne emerge, diciamo, una fotografia abbastanza articolata, di cui mi preme sottolineare fondamentalmente 2 elementi. Il primo, dobbiamo superare il pregiudizio culturale per cui le figure più ricercate sono necessariamente le figure ad alta professionalità, ad alta qualifica. Non è assolutamente così. Esistono figure tecniche di media qualifica, ma anche a bassa qualifica, che garantiscono gradi di occupabilità elevatissimi. Mi riferisco per esempio all'ultimo bollettino disponibile, che è dell'ultimo bimestre del 2022, disegnatori 2D, 3D, saldatori laser, oppure programmatori di macchine e utensili, sono figure che garantiscono un livello di occupabilità elevatissimo. Quindi, primo diciamo, pregiudizio di natura del tutto culturale. Seconda considerazione, il filone della transizione digitale e del green si fanno avanti in maniera prepotente e investono il mercato del lavoro in maniera assolutamente trasversale, per cui si parla di competenze digitali su tutti i profili professionali, anche quelli, diciamo, meno strettamente collegati a un piano digitale, comunque cominciano ad affacciarsi al settore del digital. Se poi a questo affianchiamo ormai la statistica ben nota ai più, diffusa dal World Economic Forum, per cui il 65% dei bambini di oggi farà domani un lavoro che oggi non esiste, allora torna di attualità tutte le considerazioni che facevamo in apertura, ovvero l'importanza
di un aggiornamento costante delle competenze. Le competenze come veramente il bagaglio fondamentale di un lavoratore e un meccanismo di sostituzione prepotente delle competenze a cui il sistema della formazione deve rispondere fornendo appunto adeguata formazione ai lavoratori. Per questo la formazione deve essere una formazione che parla sempre al mercato, che parla sempre alle esigenze delle aziende, perché le hard skills, cioè le competenze, quelle di base, quelle che si acquisiscono in esito a un percorso professionale, non sono per sempre, come diceva lei poco fa, devono essere sempre aggiornate e l'aggiornamento dell'ultimo miglio, la formazione che porta la persona verso l'azienda, diventa sempre più fondamentale in questo contesto. Decisamente. Una informazione, questo studio è fruibile online? I destinatari chi sono? Dove lo si trova? È scaricabile dal nostro sito assolavoro.eu, esiste una sezione Data Lab in cui potete scaricare gli approfondimenti rispetto al mercato della somministrazione e bimestralmente pubblichiamo proprio il bollettino dedicato alle professioni emergenti a alta qualifica, media qualifica e bassa qualifica, come vi dicevo, perché l'occupabilità non è una questione di sole alte qualifiche. Assolutamente, ho trovato molto interessante il dato che emergeva legato alla green economy e a tutto l'ambito della sostenibilità, quindi mi sembra giusto anche orientare le proprie antenne, per così dire, anche verso questi settori che non sono più una moda, sono assolutamente qualcosa di stringente e necessario. Grazie per questa considerazione. Passerei la parola adesso alla dottoressa Basti per continuare appunto a parlare di strumenti a disposizione per riuscire a trarre il meglio da tutto ciò che il panorama ci offre relativamente a questo ambito. Prego a lei. Allora, abbiamo parlato delle accademie Formatemp e quindi l'invito che faccio proprio alle aziende che hanno dei fabbisogni formativi omogenei, è logico se hanno bisogno di una o due persone, allora in quel caso ci si può rivolgere direttamente all'agenzia per il lavoro, ma se ci sono dei fabbisogni omogenei su dei gruppi di persone da inserire, allora lo strumento dell'Academy preassuntiva è uno strumento veramente eccezionale. Abbiamo esperienze in questo periodo che ci portano a ottimi risultati sia di placement, quindi ottimi sia dal punto di vista dei lavoratori, ma anche dell'azienda che si trova formata, delle persone che può inserire prima con un periodo di somministrazione di prova e poi con degli altri strumenti anche incentivanti. Poi ci sono delle politiche attive che riguardano anche i fondi interprofessionali. In questo momento il 28 febbraio scade il Fondo Nuove Competenze, che è una politica attiva eccezionale di cui ero venuta proprio a parlare la scorsa volta, che è nella nuova annualità 2023 con scadenza a fine febbraio, che permette alle aziende di mettere in formazione tutto il personale dipendente e quindi è veramente un'opportunità per superare quel mismatch di competenze che le aziende possono avvertire al proprio interno. Ci sono poi dei fondi interprofessionali tipo fondi impresa che hanno proprio previsto al loro interno delle politiche attive per aiutare le aziende nell'inserimento del proprio personale. Penso ad un avviso dell'anno scorso scaduto a dicembre, ma che sicuramente verrà riprogrammato anche nel 2023, in cui tutte le persone che vengono inserite, se un'azienda deve assumere, può essere supportata dal fondo per fare la formazione in ingresso del personale da assumere. Quindi questi sono alcuni degli strumenti più importanti che ci dimostrano quanto tutte le istituzioni, tutti coloro che lavorano sul capitale umano si stanno impegnando proprio per mettere al centro la formazione del candidato e l'upskilling delle competenze. Lei prima ha parlato di fondo interprofessionale e le confesso una cosa, che sono rimasta abbastanza interdetta quando, parlando con alcuni professionisti anche molto affermati, mi facevano presente che erano all'oscuro appunto di questa risorsa.
Non è la prima volta che mi capita di fare questa considerazione. Molte volte sono i singoli professionisti che si offrono e informano appunto determinate realtà sulle possibilità che ci sono in merito ai fondi interprofessionali. E concorda con me su sì, questo? Adesso forse non è così diffuso come già pochi anni fa. Parliamo di fondi in essere nel nostro paese dal 2003, quindi da 20 anni, quindi dovrebbe essere assolutamente conosciuta questa risorsa da tutte le nostre aziende che accantonano lo 0,30 dei contributi di tutto il personale proprio per riutilizzarli per la formazione, ma effettivamente su questo non c'è ancora una omogeneità di conoscenza, ci sono soprattutto le piccole imprese, quelle che non hanno un HR manager interno, che alcune volte non sono informate dai consulenti del lavoro o dalle agenzie formative o delle istituzioni, però diciamo che è un gap terribile perché non dà la possibilità alle aziende di recuperare i fondi per la formazione esistenti. Questo è importantissimo, grazie per essersi soffermata su questo punto. Abbiamo ancora una manciata di minuti, quindi Cesarino, vogliamo concludere con una considerazione ulteriore legata a questo tema, un messaggio da lanciare alle aziende e a chi ci segue? Il messaggio è un po' quello che è nato anche dal forum. Oggi abbiamo delle risorse importanti, ne abbiamo parlato, PNRR, GOL, tante situazioni che possono essere un'occasione, ma finché siano delle occasioni e non delle possibilità perse domani, tutti i soggetti devono essere coinvolti realmente nel far sì che queste somme vengano spese bene per il futuro della nostra delle nostre persone, delle nostre aziende, perché è un'occasione e soltanto con la sinergia di tutti è possibile far sì che sia una possibilità futura e non solo di oggi, ma futura per lo sviluppo futuro di tutto il territorio. Quindi una vision e non qualcosa legata al momento che si vive. Dottoressa Matarazzo, a lei in collegamento, 30 secondi per un messaggio e per congedarci. Concordo assolutamente con quanto detto prima, cioè il PNRR e GOL sono un'occasione straordinaria in abbinamento alla nuova programmazione FSE Plus per rilanciare le politiche attive attraverso una migliore sinergia tra pubblico e privato. La prima annualità di GOL ha mostrato alcuni elementi perfezionabili. Abbiamo a livello regionale l'interlocuzione per un miglioramento dell'impianto, perché se non lo facciamo ora abbiamo sprecato una grandissima occasione. Mi sembra un messaggio assolutamente efficace, giusto. Abbiamo visto nel corso della nostra trasmissione quali sono gli strumenti a disposizione, ma soprattutto quale deve essere o dovrebbe essere la impostazione culturale per ragionare in maniera diversa relativamente al mercato del lavoro. È un momento difficile, capiamo quanto sia effettivamente ardua questa tematica, però insomma ciascuno di noi nel proprio piccolo, quantomeno informandosi e cambiando forma mentis, qualcosa riesce a fare. E siamo giunti così al termine della nostra trasmissione, quindi io vado in collegamento nuovamente per salutare Ludovica Matarazzo, grazie mille. Grazie a voi, grazie. In studio ringrazio per i contributi Massimo Cesarino, grazie. Grazie a voi e grazie a tutti. La dottoressa Pina Basti. Grazie, buona serata. Per la regia e le riprese rispettivamente ringrazio Danilo Cinquino e Alberto Capo, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Economia Dialoghi sull'impresa.